dalla Juve Stabia alla Juve Stabia. 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un girone dopo ecco i numeri del comandante Iachini, l'uomo arrivato a Palermo col mare in tempesta per condurre in porto la nave. 22 partite e 46 punti dopo, il Palermo della gestione Gattuso aveva soltanto 7 punti e capeggiava la parte destra della classifica. La squadra accreditata da tutti come ammazza campionato sta effettivamente ammazzando il campionato. Gli 8 punti di vantaggio sul terzo posto occupato da Latina segnano il primo vero strappo in classifica di un Palermo che, in un girone esatto, ha compiuto una vera e propria metamorfosi, avendo la forza di cambiare volto e di indossare finalmente l'abito della capolista. Contro la Juve Stabia, in un testacoda sempre difficile da interpretare, si sono palesate le due categorie di differenza che intercorrono tra le due squadre. La coppia di esterni offensivi, con Stevanovic impiegato per la prima volta in trasferta da Iachini, ha cambiato il passo di una squadra non più attendista, ma partita subito col piglio della capolista. Con tre quarti dell'attacco rosanero indisponibile, il solo Belotti al rientro nel finale, tutto il gioco offensivo è ricaduto sulle piccole ma sempre più solide spalle di Dybala, gioiello ritrovato e tesoro da far crescere con cura. Insieme a lui, Vasquez, gol e prestazione che ripagano Iachini della scelta e del lavoro fatto sul talento argentino. La gioia ed il mudo, Dybala e Vasquez, due giocatori ritrovati, due armi in più per Iachini nel cammino verso la Serie A. We don't know.